esterna sulla Frattesi. Cerca la sponda con Antonucci. Frattesi, il limite dell'area è a sinistro. Potente ma impreciso. Colpito male. Frattesi. Bordina al limite dell'area. Buona la sua dribbling, il sinistro. Attenzione, Soleri prova a tenere viva l'azione. Sbaglia però la contrastato da Cardoselli. La velocità di Frattesi va giù. Arriva il giallo per Cardoselli. Primo. Va con il destro al centro dell'area di rigore. C'è stata una trattenuta, infatti arriva il calcio di rigore. Trattenuta abbastanza evidente, prova a proclamare la propria innocenza cieca. Si è visto nettamente come il giocatore... C'è il cartellino rosso, Luca. Sì, inizialmente va tirato fuori il giallo, poi ovviamente ha considerato la chiara occasione da rete e quindi si cambia subito l'inerzia della gara con un'espulsione al 18° minuto del primo tempo. Rivediamo la trattenuta di Cieca su Soleri. Eccolo qui. Vediamo la maglia che si tende nella parte alta del teleschermo. La trattenuta è continuata. Il fallo però non è commesso da Cieca. È da parte di Cardoselli. Martijanovic, la parata di Adamonis. E poi l'errore clamoroso da parte di Tumminello. Porta praticamente vuota. Il grandissimo... A mettere ordine. Anocic, altro cross dalla tre quarti per Soleri, il colpo di testa di Edoardo Soleri sul corner dalla sinistra. C'è Grossi sul secondo palo per la Roma, battuta invece in mezzo per il colpo di testa di Tumminello che fa subito centro al 32°, la sblocca lui Marco Tumminello. Qui c'è la responsabilità della retroguardia biancoceleste, di fatto l'attaccante giallorosso che già può contare su una statura non indifferente, 193 centimetri, ma anche ha avuto tutto il tempo di staccare praticamente indisturbato, in netto ritardo Miceli, incolpevole Adamonis e Roma in vantaggio. 30° gol in stagione per lui. Squadra di Bonatti sotto di un gol e di un uomo nel derby contro la Roma. De Santis, Soleri prova a prolungare il pallone che si stampa sul palo, poi ancora Tumminello. Frattesi, lo scarico fuori per Bordine sul secondo palo per Soleri ed eccolo il raddoppio giallorosso. Protestano i giocatori laziali, vorrebbero un fuorigioco. Abbiamo visto il signor Rocchi portarsi il dito all'orecchio, questo è il segnale per cui si è chiesta assistenza al VAR. Mazzoleni ha dato l'ok, è buono il raddoppio di Soleri. Roma 2, Lazio 0 al 37°, rivediamo. Il cross di Bordine nettamente regolare la posizione di Soleri, lo tiene in gioco Miceli. Poi prova anche un po' ad aggrapparsi all'attaccante giallorosso. Fortune della Roma in questa partita, soprattutto in tutta la stagione. Ha messo la propria firma tutte le gare più importanti della stagione. Bezzicchi ad un passo. Nel 2014-2015 Roma che ha vinto la gara d'andata per 1-0. Attenzione ancora la Roma con Spinozzi che trova il gol. Si alza però la bandierina del signore Di Liberatore perché c'è stato il tocco di Soleri quando questi erano fuori gioco. Ora c'è da capire se Soleri abbia toccato il pallone prima o dopo che questi avesse varcato la linea di porta. Eh sì, il gol è assolutamente irregolare. Sta attendendo la conferma del VAR il signor Rocchi, ma da quello che abbiamo visto è stato bravissimo Di Liberatore, è stato bravo anche Rocchi. Non avesse toccato il pallone Soleri, allora il gol sarebbe stato buono, perché molto probabilmente sarebbe stata considerata ininfluente. Invece è stato convalidato. Abbiamo più di un dubbio su questa chiamata del VAR, la rivedremo insieme. Fa chiare i cenni il signor Rocchi di Firenze, come dire,
è stato garantito dal VAR che la posizione è regolare. Rivediamo ancora, il pallone sicuramente non è uscito, c'è però la posizione di fuorigioco di Soleri. Ti do la regia di Antonucci, un'autostrada davanti a sé, il cross dentro, Soleri a vuoto, poi la rimette ancora lì Tumminello, la parata, Frattesi, la conclusione sul fondo. Oltre 1500 feriti, uscito dal coma Kevin, questa è davvero una bella notizia. Intanto prova a riaprirla Bezzichiri con questo bel... il cross dentro Tumminello, la deviazione, Antonucci, il destro, e arriva comunque il 4-0. L'appuntamento con il poker è stato solo rimandato di pochi istanti, e per Mirko Antonucci si tratta del secondo gol stagionale, il primo l'aveva messo a segno nei playoff contro il Sassuolo. Destro potente sul quale Adamonis ci arriva con la punta delle dita, ma non riesce ad evitare che il pallone termini comunque in rete. Leao, spazio per l'ultimo cross, effettua il pallone in mezzo a Tumminello, ed eccola la tripletta di Soleri, il 5-0, esattamente come in Coppa Italia, stesso punteggio, stessa tripletta per Edoardo Soleri. Il cross di Baleau, Tumminello salta più in alto di tutti, appoggia facile per Soleri che da due passi non può assolutamente sbagliare. Doselli al 18esimo, eccola qui la fine dell'incontro, la Roma vince con merito, risultato decisamente ampio, 5-0, la tripletta di Edoardo Soleri, i gol di Tumminello e Antonucci regalano ai giallorossi la semifinale del campionato primavera contro l'Inter di Stefano Vecchi, uno sconsolato Andrea Bonatti, mentre più è bello il saluto tra Adamonis e Soleri. Tra pochissimo al microfono di Angelo Oliveto, uno dei protagonisti della gara.